I pianeti terrestri sono in ordine Mercurio, Venere, Terra e Marte e hanno molte caratteristiche in comune, come abbiamo già visto. Innanzitutto le dimensioni molto ridotte e poi il fatto di essere costituiti essenzialmente di materiale solido. Mercurio è il più vicino ed è anche il più piccolo fra i pianeti. Ha la caratteristica di avere un periodo di rotazione, un periodo di rivoluzione non molto diversi l'uno dall'altro, per cui le notti e i giorni e i dì sono particolarmente lunghi su Mercurio. Sia per questa ragione, sia per la vicinanza al Sole, sia per la completa assenza di un'atmosfera, Mercurio ha una escursione termica notevolissima, la maggiore, la più forte che c'è fra i vari pianeti del Sistema Solare. Venere, invece, pur non essendo il più vicino, è quello che raggiunge in superficie le temperature più elevate. La ragione è dovuta al fatto che ha un'atmosfera costituita in gran parte da anidride carbonica, per cui l'effetto serra su Venere è elevatissimo. Ha le dimensioni non molto dissimili da quelle della Terra, però non ha presenza di acqua liquida, ovviamente, visto che le temperature sono elevate assai. Della Terra ovviamente parleremo più in dettaglio in un'altra lezione, possiamo dire che è l'unica che si presenta con questo colore decisamente tendente al blu per la presenza dell'acqua liquida. Marte è più piccolo della Terra, ma ha molte somiglianze anche in termini di periodi di rotazione. Ha la caratteristica di essere chiamato anche pianeta rosso perché ha un colorito dovuto al fatto della enorme presenza, da notevole presenza, di ossidi di ferro sulla sua superficie. Questi quattro pianeti posseggono tutti un'atmosfera, tranne Mercurio. Soltanto due posseggono dei satelliti, la Terra, come ben sappiamo, la Luna, il nostro unico satellite, e Marte, che ne possiede due. Cos'altro hanno in comune questi pianeti di tipo terrestre? La costituzione interna. Ovviamente quella della Terra la si conosce meglio, però per tutti quanti questi quattro pianeti si sospetta, si ipotizza, che ci sia all'interno sicuramente un nucleo molto caldo, a cui fa seguito un mantello e a seguire poi una crosta. L'atmosfera, come vedete, in Mercurio non è presente, mentre è presente già in Venere. Le dimensioni relative di queste sfere non sono ancora del tutto note e non sono probabilmente le stesse in tutti i pianeti. Per quanto riguarda la Terra, ovviamente conoscendo molto di più, sappiamo anche che il nucleo è diviso in due parti, una più interna, il nucleo interno, appunto, e una più esterna, il nucleo esterno. Le differenze di comportamento, di costituzione di queste due parti vedremo successivamente. E infine vediamo anche Marte, che ha anch'esso un nucleo, un mantello, una crosta ed un'atmosfera.